Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Martedì, avrò fatto giusto, sì, è martedì. Siamo in diretta per il risveglio energetico. Sono Serena Trotti e sono in un giardino milanese, in una bellissima corte. E facciamo questa mattina, come ogni martedì mattina, mezz'ora di risveglio energetico. C'è qualche zanzara se mi vedete fare degli strani movimenti, perché sto cercando di ammazzarle, perché mi uccidono le zanzare. E vediamo se c'è qualcuno in diretta, se sono giusta. E buongiorno anche a chi guarderà questa diretta in differita. Ecco qua, vedo comparire già qualche faccino. Buongiorno. E buongiorno anche a chi vedrà questo video in differita. Facciamo dei semplici esercizi di risveglio energetico. Stamattina facciamo quello che diciamo in gergo, chiamiamo un po' di quello che in gergo chiamiamo Doin, fa tutta parte di una serie di esercizi che nella tradizione orientale servono a risvegliare l'energia del nostro corpo e attraverso picchiettamenti, sfregamenti, eccetera. In realtà il Doin è si identifica come Doin Anma, nell'antico Giappone erano utilizzati proprio, cioè si intendeva sia gli esercizi fisici che anche i rimedi, che anche diciamo tutte le pratiche di buona salute. Adesso noi identifichiamo con Doin un po' questi esercizi. Allora, cominciamo, possiamo stare in piedi con un abbigliamento comodo, l'abbigliamento che abbiamo. Io stamattina ho un vestito e va bene così. Buongiorno a tutti, intanto cominciamo facendo un po' attenzione al nostro respiro, portandoci l'attenzione. Vi dico sempre, il respiro è la più grande arma che abbiamo, è il nostro più grande alleato nella cura del nostro corpo, del nostro benessere. Quindi poniamoci sempre attenzione in qualsiasi momento della giornata. Adesso ci mettiamo in una posizione comoda con i piedi all'altezza, alla larghezza più o meno delle anche. Se dobbiamo fare questo esercizio seduti, possiamo farlo seduti. Se possiamo stare in piedi è meglio. Cominciamo socchiudendo gli occhi e facendo due respiri e insieme con l'inspirazione alziamo le braccia e poi le lasciamo cadere buttando fuori l'aria. Sempre dobbiamo concentrarci di più sulla buttare fuori l'aria, sull'inspirazione, sull'espirazione, quando vogliamo concentrarci sul respiro. Questo almeno è il mio consiglio. Allora, cominciamo sciogliendo bene i polsi, perché oggi andremo a lavorare con le mani picchiettandole. Quindi abbiamo bisogno di sciogliere bene i polsi. Quando picchiettiamo sul nostro corpo è importante che non avvenga così, ma proprio lasciando cadere, lasciando andare bene. Una volta che abbiamo sciolto bene i polsi, cominceremo a picchiettarci le spalle come se i nostri polpastrelli fossero una specie di pioggerellina. Allora, spesso si comincia questo esercizio dalla testa. Io preferisco farvi cominciare dalle spalle, andando
a sentire bene la clavicola con le dita e lo sterno. Questo picchiettamento, lo sentite nella mia voce, imprime un... sentite come fa, se non è questo, che non è giusto, cioè non è corretto, non è quello che intendiamo fare noi, picchiare così, ma proprio creare una specie di pioggerellina, sentite nella mia voce come imprime una vibrazione, ecco, è questa vibrazione che andiamo a cercare, ok? Quindi cerchiamo di percorrere la nostra... Io ci sto cercando di ammazzare, una zara che mi ucciderà. Cerchiamo di percorrere tutta la nostra clavicola, cominciando dallo sterno, leggeri, andando verso l'esterno. Non l'ho ancora presa, ma ce la farò. Chi lo sa? Questo continuiamo a farlo per un po'. Continuiamo a farlo per un po' sentendo proprio un po' l'effetto che produce su di noi. Dal clavicola. Ce l'ho fatta, ve lo dico. In corrispondenza dello sterno abbiamo la ghiandola del timo, una ghiandola molto importante, e la andiamo a sollecitare con questa vibrazione. Quindi clavicola, sterno clavicola, un po' entrando, un po' uscendo, come vogliamo, e poi spalle. A questo punto siamo pronti per tamburellare sul collo. Tamburelliamo leggeri sul collo, stando ai lati della colonna, e quindi facciamo questo tamburellamento. Tamburelliamo, magari pieghiamo leggermente la testa in avanti. Se pieghiamo la testa in avanti, tamburelliamo più leggeri, perché ci accorgiamo che se pieghiamo la testa in avanti stiamo creando una... tensione nel collo. Andiamo ai lati del collo e adesso andiamo sotto l'occipite. Andiamo a tamburellare da sotto, quasi verso l'alto. L'idea è quella di sentire sotto le dita i lati dell'occipite e poi, tamburellando, andiamo alla testa. Immaginiamo come una pioggerellina, quindi percorriamo tutta la nostra testa con delle linee, con dei cerchi. L'importante è che i polsi siano morbidi, morbidi, morbidi. Vi faccio vedere le mani e sulla nostra testa ci arrivano proprio i polpastrelli. Scendiamo a questo punto e a questo punto invece andiamo come a schiaffeggiare le braccia dall'alto fino alle mani, dall'alto scendiamo e poi dall'alto scendiamo, andiamo alle mani e risaliamo. Risaliamo, lasciamo il braccio morbido e l'altra mano anche, il polso che tamburella deve essere morbido. Andiamo dall'altra parte.
qualche volta e poi giriamo il polso e risaliamo. Scendiamo nella parte esterna, saliamo nella parte interna. Questa scelta dipende dal percorso dei meridiani sul nostro corpo. Fatte le braccia, cominciamo a tamburellare i nostri fianchi e lo facciamo mettendo le mani di taglio e le tamburelliamo così, sempre come delle ali, ok? Allora, partendo quasi da sotto le ascelle, se riusciamo. Fermiamoci parecchio all'altezza più o meno della fascia del reggiseno, per intenderci, all'altezza del seno. Ci sono dei punti di milza e di vescica biliare molto importanti. In particolare qua ci sono delle aree che corrispondono tanto tanto al respiro. Adesso poi vi faccio provare. Andiamo un po' su, un po' giù, tamburellando. Quello che stiamo cercando è sempre una sensazione di vibrazione dentro. Allora la possiamo sentire nelle costole, questa sensazione. Arriviamo ai fianchi e poi andiamo dietro sulla schiena. Allora, sulla schiena andremo a per essere più comodi, diciamo, a piegare leggermente la schiena in avanti, non tanto perché se la pieghiamo tanto sentiamo che si contraggono i muscoli, no? E invece dobbiamo tenerli morbidi per fare questa vibrazione. L'idea è sempre di imprimere una vibrazione. Facciamo così. E poi a questo punto torniamo in alto. Allora, torniamo a batterci bene sulle spalle, dal collo, come se avessimo la riga della maglietta. Ecco, giù. Possiamo fare anche con dei pugnetti a questo punto. Ci siamo già mossi un po', quindi possiamo chiudere la mano a pugno senza stringerla e andiamo a percorrere le spalle. E poi a questo punto andiamo dietro sulle scapole. Per andare sulle scapole ci possiamo aiutare alzando un po' il gomito con l'altra mano, andando indietro più che possiamo. E così contemporaneamente creiamo anche un bello stiramento del braccio che stiamo usando, proprio la parte dalla spalla al gomito, alzando il gomito, mentre il nostro pugno va a cercare posti sempre nuovi, come se dovessimo colorare le nostre spalle e la nostra scapola e colorarla tutta con la spugnetta. Avete presente? Una spugnatura. Andiamo adesso dall'altra parte. Prima la mano aperta, più leggera quando siamo sul collo, mi raccomando, spalle, poi chiudiamo a pugno e andiamo giù sulla scapola. Creiamo questo bello stiramento alzando il braccio, alzando il gomito, lo possiamo proprio appoggiare sulla mano così e contemporaneamente andiamo giù. Stiamo lavorando sì sulla nostra scapola, ma stiamo anche creando questo stiramento, in particolare di alcuni meridiani. Con questo movimento stiriamo l'intestino tenue, stiriamo il rene. A questo punto abbiamo percorso un po' tutta la parte alta, andiamo solo un po' a sollecitare piano piano piano. Prima abbiamo fatto lo sterno, scendiamo sul bordo delle costole,
ascoltiamo il bordo dello scostolo, leggero, leggero, e poi andiamo come a sempre creare una vibrazione, un picchiettamento. Mentre lo facciamo, proviamo a pensare e a ascoltare come sentiamo la parte superiore del nostro corpo in questo momento, rispetto alle gambe. E adesso andiamo a portare i nostri pollici all'altezza più o meno della fascia del reggiseno, sul lato, sul bordo del nostro corpo, e spingiamo il nostro pollice, i nostri pollici, come se dovessero andare uno verso l'altro. Le spalle sono più possibile indietro e rilassate. C'è un punto che poi me lo dite, me lo dite alla fine, adesso no, ce lo diciamo alla fine. Lo individuiamo perché spesso è un punto abbastanza doloroso. È un punto che apre il respiro. Se ci rimaniamo a sufficienza, sentiamo che questo fastidio, questo dolore si scioglie. Facciamo qualche respiro con i pollici proprio in questo punto. Sentiremo il bisogno di fare dei bei respiri ampi, profondi. Non facciamoli fino a quando non ne sentiamo il desiderio, d'accordo? Può darsi che il vostro respiro sia già bello aperto e quindi quando mettete qua i pollici non ci sia nessun bisogno di cambiare il ritmo del respiro. Però può essere. Ok, abbiamo fatto una bella pressione prolungata. Adesso andiamo a fare un'altra pressione, che è sul punto di intestino crasso 4. Ve l'ho insegnato qualche volta, scusate, io adesso non capisco se c'è forse troppa luce dietro. Allora, intestino crasso 4, tra il pollice e l'indice, qua la parte morbida della mano, andiamo a pinzarla dove? Appena prima dell'osso. Andiamo a pinzarlo. Il punto è qua sopra, intestino crasso 4, sul meridiano appunto di intestino crasso, è un punto molto importante, viene definito anche in alcuni testi grande eliminatore, è un punto che regola l'intestino. Ci andiamo a fare una pressione prolungata, una pressione costante, una pressione shiatsu, e perpendicolare, come se fossimo, se volessimo proprio entrare qua dentro. È un punto che può essere anche di sollievo per l'emicrania e per i mal di denti. Di sollievo, attenzione, non è un punto che lo può risolvere, che li può risolvere, però è un punto che può dare sollievo. E essendo un punto regolatore, funziona, può essere usato tranquillamente sia per l'intestino pigro che per i casi di difficoltà, mal di pancia, dissenterie e cose del genere. E anche quando il nostro intestino fatica a muoversi correttamente. È controindicato nelle donne in gravidanza, soprattutto nei primi mesi, perché appunto insomma porta l'energia, muove l'energia verso il basso. Naturalmente lo stiamo facendo da un lato, ma lo facciamo anche dall'altro. Notiamo se magari quando andiamo a pinzare intestino grasso 4 sentiamo un fastidio e sentiamo se tenendo, prolungando questa sollecitazione, questa pressione, questo fastidio si scioglie.
a volte una eccessiva tensione dell'intestino o dei fastidi all'intestino danno anche questi, qualcuno magari ha dei problemi al pollice, ma più che al pollice sono dovuti proprio alla tensione, quando i problemi del pollice sono dovuti alla tensione in questa zona. Così siamo andati a sollecitare due punti che già almeno intestino grasso 4, mi sa che lo conoscevamo già. Lasciamo andare e adesso andiamo con i nostri pugnetti. Aspettate un attimo. Dietro. Il sole che arriva da dietro, prima non c'era. Andiamo con i pugnetti a sollecitare tutto il nostro sacco. Come abbiamo detto prima, quello che andiamo a cercare è la vibrazione. Quindi cerchiamo di imprimere questa vibrazione e la sentiamo su tutta la nostra colonna. Andiamo a picchiettare i pugni in un modo anche bello bello consistente su tutto l'osso sacro. Qua c'è la zona dei forami, ne abbiamo già parlato. Andiamo anche poi sui glutei. Qua naturalmente possiamo andare molto più potentemente. Andiamo sulle anche, sul gran trocantere. Io sono bella morbidina, quindi non ho problemi. Voi sentite in base a quanta ciccia avete sopra l'osso e allo stato anche della vostra articolazione. Non è importante fare tantissima picchiettare forte, ma proprio l'idea è quella di imprimere una vibrazione. È facile che ci venga anche da muoverci un pochino sulle gambe con questo movimento. La stessa cosa la andiamo a fare anche sulla cresta iliaca. Ascoltiamola, magari possiamo anche girare i pugni da un lato e dall'altro, sempre cercando di ascoltare. A questo punto qua davanti invece la vibrazione che sentiremo è una vibrazione che va a tutta la zona del pube. Sempre sull'osso con i pugnetti e non sulla pancia. Buongiorno, buongiorno. Vedo adesso mi sono comparsi dei messaggi, però non riesco a leggerli da qua. E adesso andiamo in modo un po' più consistente, apriamo le mani, andremo a percorrere il meridiano della vescica biliare sulle gambe e la striscia del carabiniere, la striscia dei pantaloni del carabiniere. Quindi andiamo dall'alto verso il basso. E poi, una volta che saremo ai piedi, risaliremo all'interno delle gambe. Scendiamo. Fichiamo anche sui piedi. E risaliamo all'interno. Scendiamo. Anche sui piedi. Risaliamo all'interno. Lo facciamo diverse volte, cercando sempre. Scendiamo la fascia laterale, mentre saliamo tutta la fascia interna delle gambe. E lo facciamo qualche volta. Ok, a questo punto
Marciamo un po' picchiettando sui piedi, cercando di dare un po' di vibrazione a tutto il nostro corpo. Quindi vi ricordate lo shaker? Lasciamo andare il collo, lasciamo andare le spalle, facciamo passettini uno sull'altro, facciamo dei saltelli, lasciamo andare le spalle, i gomiti, i polsi, le dita e poi i fianchi, ascoltiamo il bacino, le anche, le ginocchia, una gamba e poi l'altra, una gamba e poi l'altra, shakerando. Adesso andiamo a fare qualche movimento proprio per liberare, come per liberare. Sentiamo il nostro corpo libero di fare i movimenti che ci vengono, perché è importante muovere le articolazioni, mentre lasciamo che ognuno di noi faccia i movimenti che si sente, che liberano il suo corpo. Vi dico perché è importante liberare le articolazioni, perché nelle articolazioni vanno come un po' a fermarsi le tossine, no? È un po' come agli angoli delle nostre strade quando si deposita la spazzatura e allora è giusto metterle in movimento perché le tossine sono fisiologiche nel nostro corpo e l'importante è che non siano prodotte in eccesso e l'importante è che non vadano a nascondersi qua e là. Nelle articolazioni loro si nascondono abbastanza volentieri e magari quando passano gli spazzini, se non sono proprio attenti, attenti, dimenticano in giro qualcosa e allora vuol dire che queste tossine vanno un po' a avvelenare così come il nostro corpo, così come la spazzatura abbandonata ai bordi delle strade, avvelena le nostre città, i nostri paesi. Quindi, se noi andiamo col movimento a tirare fuori queste tossine, è più facile che poi vengano smaltite. Ok, perfetto. Allora, io stamattina avrei finito. Vi chiedo solo se volete scrivermelo, se quando ci siamo toccati, vi ricordo questo punto, ricordatevelo, proprio diciamo all'altezza della striscia del reggiseno. Non vi do delle indicazioni anatomiche dei punti perché io le detesto e faccio fatica, ho fatto tanto fatica a impararle e adesso. Se devo, do delle indicazioni anatomiche, se no preferisco dare delle idee che tutti possiamo ricordare in modo semplice. Naturalmente non me ne abbiano i puristi e gli esperti, questo non è un luogo dove, è un luogo dove fare sì una divulgazione, dove spiegare delle cose, però non vuole essere una lezione assolutamente sui punti di medicina tradizionale cinese. Sui percorsi meridiani, anche se mi piace usare i nomi giusti, ok? Allora, se volete scrivermelo, se per caso, se quando siamo andati su questo punto vi siete sentiti, avete sentito dolore, avete sentito che il respiro si libera. Io vi consiglio di usarlo anche quando vi sentite un po' oppressi. Quando ci sentiamo il respiro oppresso, un po' la sensazione di oppressione qua, tutto il Do-in, ma anche questo punto. E in questo modo non andiamo a mettere le mani dove ci sentiamo l'oppressione, ma riusciamo a ottenere lo stesso scopo, quello di allargare il respiro. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Sì, vero? Si è aperta leggerezza dopo. Grazie Emanuela, grazie mille. Allora, un saluto grande, a presto. Ah, ecco, sì, assolutamente, fantastico.
Wow, sono cose che sono dentro di noi, è solo questione di fare un po' mente locale e andarla a cercare, non vi preoccupate. Niente di magico. Allora, grazie mille a tutti e buona giornata. A presto, buona settimana. Ciao, ciao, ciao. Ciao Manuela, ciao Leila.